Ciao a tutti e ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Eccomi tornata con un nuovissimo video. Oggi, dopo un mese, finalmente riesco a farvi il video di recensione di prodotti del DM. Ho deciso però di dividerlo in due, quindi adesso voi vedrete quello sui prodotti viso. Poi, in un secondo momento, sarò comunque sempre vestita così perché lo sto registrando adesso per comodità. In un secondo momento vedrete quello dei prodotti corpo. Ho deciso di dividerlo perché sennò sarebbe venuto troppo lungo e onestamente non voglio essere qui. Sì, per voi magari è interessante, però mi rendo conto che mezz'ora di video sono veramente veramente troppe da è veramente troppo da sopportare, per cui ho deciso di fare questo video diviso in due parti e adesso vi parlerò dei prodotti viso, specificamente viso. Allora, vi faccio una breve introduzione. Ero andata al DM a fare un po' di shopping prima che scoppiasse tutto il casino del coronavirus. Ero andata appunto, io sono di Torino, per chi non mi conoscesse, ve lo dico, si è aperto questo DM in Piazza Aderna, che è una zona abbastanza vicino a Corso Giulio Cesare, per chi è di Torino lo sa. Si è aperto questo negozio che è il DM o DM, una catena di negozi tedesca. È una catena drugstore, quindi che vende prodotti sia per l'igiene della persona, sia per la cura della casa e vende anche degli alimentari, però appunto alimentari biologici o comunque per intolleranze. E io ovviamente appena sono andata sapevo che questo negozio fosse anche molto conveniente per i prezzi che ha, che sono prezzi bassissimi e i prodotti comunque sono di buona qualità perché ha dei prodotti biologici certificati e poi ha dei prodotti che sono vegan e comunque con buonicci. Adesso però andiamo nel dettaglio a vedere di cosa vi parlo. Allora, inizialmente vi faccio vedere i prodotti al verde che ho preso per il viso. Iniziamo con questa schiuma detergente 3 in 1 con estratto di Amamelis Bio e Camomilla. Questa qui è una spuma per pelli sensibili, scusate, è arricchita con radice di liquirizia e appunto calma e deterge la pelle sensibile con delicatezza e la deterge, appunto, la pulisce dalle particelle di sporco e dall'eccesso di sebo. Ha 3 funzioni, è un detergente struccante e anche tonico. Allora, effettivamente questa spuma qui la uso quando non mi trucco eccessivamente perché volevo qualcosa di leggero da poter utilizzare come skincare quotidiana. Devo dire che mi sono trovata molto molto bene. Effettivamente io avevo dei rossori in questa zona e adesso non ho base trucco, sono struccata solo un po' di matita e un po' di balsamo labbra colorato. Effettivamente io non ho grossi problemi, però avevo dei rossori qua per delle cicatrici di vecchi brufoli. Devo dire che da un mese che sto utilizzando questo detergente in combinazione con altri prodotti che adesso vi farò vedere, devo dire che mi sto trovando molto molto bene. È molto delicato, deterge a fondo e dà proprio quella sensazione di freschezza, di leggerezza che ci dice nella sua scheda tecnica, diciamo. Il profumo è un profumo molto limonoso. Se vi piacciono i profumi agrumati, benché non ci sia del limone all'interno, ha questo odore molto agrumato, fresco. E secondo me si addice anche tanto all'estate. A me piace un sacco, per 2,50 euro direi che conviene un sacco. Poi, sempre di Alverde, ho preso questo tonico, c'è cioè tonico, questo latte detergente, scusatemi, non ce la posso fare. Ho preso questo latte detergente alla rosa selvatica, è appunto per pelli secche e sensibili. In realtà io non l'ho preso per il tipo di pelle, l'ho preso perché io ho un'ossessione per il profumo di rosa. Io amo la rosa, ho profumi alla rosa, creme alla rosa, bagnoschiume alla rosa, sono ossessionata dalla rosa e io l'ho preso per quello, cioè effettivamente per quello. E ha un odore veramente molto delicato di rosa, non è pungente, non è, come dire, quella rosa chimica artificiale, molto molto buona. Io l'ho utilizzata lasciando la pelle liscissima ed è molto molto delicato, deterge veramente bene. Anche questo qui l'ho pagato 2,50 euro
ed è promossissimo, infatti penso che andrò a ricomprarlo quando mi finirà, sempre che questo casino del coronavirus sia finito, perché è veramente un bel problema. Poi, sempre alla rosa, ho preso questa acqua, questo mist, appunto, questa acqua di rose, che può essere utilizzata anche come un tonico. Potete utilizzarla sia come acqua rinfrescante che come tonico. Io l'ho utilizzata in entrambi i casi, sia magari al mattino, così dopo aver lavato la faccia per rinfrescare e dare un po' di vigore alla pelle, e sia come tonico magari alla sera dopo essermi struccata, eccetera. E appunto è sempre ideale per pelli secche sensibili, e appunto dona questa freschezza alla pelle. Effettivamente io l'ho provata, vi posso assicurare che abbinata appunto alla schiuma che vi ho fatto vedere prima, io ho notato veramente ha un effetto molto calmante sulla pelle, infatti mi piace veramente veramente tanto. Penso che ricomprerò anche questa, perché anche questa qui costa veramente 2,50 euro, e già me la immagino in estate, tipo magari messa in frigo a rinfrescare, spruzzata così quando magari avete caldo, così già me la immagino. Potete usarla anche come un dischetto di cotone, di quelli classici, come un normale tonico, e è veramente bellissima e la adoro. Il profumo, come il latte detergente, è molto delicato, molto buono, mi piace un sacco. Sempre di Alverde ho preso questo tonico purificante all'argilla ed estratto di tè verde. Svolge un'azione antibatterica contro i brufoli e purifica, rinfresca e opacizza la pelle. Questo tonico, ragazze, è il sacro graal, cioè io lo metto veramente, mi cinchino, è veramente buono, 2,50 euro. Tutti i cosmetici comunque di Alverde si attestano attorno a questo prezzo, 2,49 euro, 2,50 euro, ma è buonissimo. Io prima di questo utilizzavo quello di Garnier Bio, non mi trovavo male, devo dire la verità, però a parità di prezzo quello costa quasi 5 euro, questo costa la metà praticamente. Ma ragazze, avevo brufoli periodo ciclo, voi mi capite, lo applicavo alla sera in combinazione sempre ad un'altra cosa, il giorno dopo il brufolo era sensibilmente ridotto e più secco. Questo tonico è veramente fantastico, a parte che ha un profumo divino, cioè non è neutro come profumo, però è buonissimo, piace un sacco, è veramente buono, e non vedo l'ora di poter tornare al DM per fare una scorta di questo tonico, perché è fantastico, mi piace veramente un sacco, e ve lo consiglio se appunto come me avete magari ogni tanto problemi con i brufoli. Non lo utilizzo sempre, perché appunto essendo molto molto astringente, perché effettivamente è purificante, opacizzante, lo utilizzo solo nei momenti in cui appunto la mia pelle è più soggetta a formare imperfezioni, mentre appunto in altri casi utilizzo questo qua alla rosa che ho preso prima. Ok. Poi, sempre per il viso, passiamo a un altro brand di DM, che è Balea. Allora, ho preso due creme, diciamo, adesso vi faccio vedere. Allora, questo qui è il contorno occhi acqua, praticamente è un contorno occhi appunto rinfrescante, molto carino, molto easy. Vediamo se ci sono le descrizioni in italiano. Sì, con estratto di alghe. Per pelli secche, io in realtà non ho la pelle secca, però appunto il contorno occhi deve essere molto molto idratato per non avere occhiaie, per prevenire le rughe eccetera, quindi l'ho preso. È veramente molto comodo perché è un roll-on, quindi come vedete l'applicatore ha la pallina, veramente molto comodo, è antispreco perché ne basta veramente poco e si asciuga subito, non è pesante, è senza profumo, quindi se vi piace se preferite appunto prodotti senza profumazioni eccessive, questo è perfetto. A me piace un sacco, lo metto la sera prima di andare a dormire, prima di iniziare a utilizzare il contorno occhi frequentemente, avevo proprio, cioè erano proprio marchiate le occhiaie, cioè si vedevano. Adesso invece trovo che questa zona qui sia molto più distesa,
molto meno scura, quindi mi piace davvero tanto. Ve lo consiglio, questo costa credo 1,99 euro. Non vorrei dirvi una stupidata, però forse 1,99 euro, sì, non costa neanche tanto in realtà. Poi ho preso, scusate, lo specchio, ho preso questo SOS Gel di Balea, che serve appunto, è un anti-imperfezioni. Praticamente vi esce il brufolino, andate a metterlo con questo applicatore, andate a mettere questa cremina, la fate un po' asciugare, insomma, e questa qui è a base di acido acetilsalicilico, aiuta tantissimo all'azione antinfiammatoria e dovrebbe tipo bloccare il brufolo prima che esca. In realtà la maggior parte delle volte è così, tante volte mi veniva proprio fuori il brufolo bello pesante e effettivamente fa bene il suo lavoro. Addirittura io proprio azione combo spaziale mettevo anche il tea tree oil, perché ovviamente cioè, i brufoli sono degli ospiti indesiderati, non li vogliamo, quindi facciamo di tutto per farli andare via. Questo qua 1,99 euro. Di questo, come per la linea acqua, c'è proprio tutta una linea che comprende un detergente, un tonico, una crema giorno, una crema notte, se non sbaglio. E in realtà io non le ho prese perché la mia pelle non è in cura di base, è solo un po' mista. Però appunto quando ogni tanto capita che esce il brufolino, corriamo ai ripari con questa. E della linea acqua c'è anche proprio tutta la linea con il tonico, il detergente, eccetera, se vi interessa. Anche qui, questo qui 1,99 euro pagato, veramente, veramente buonissimo, ve lo consiglio se appunto avete problemi di brufoli ogni tanto. Passiamo alle labbra. Per le labbra io ho preso questo scrub al cocco. Ero convinta fosse un burro cacao, l'ho preso così, l'ho visto il cocco, non ci ho visto più niente, l'ho preso e l'ho messo nel cestino. Ed è uno scrub. Allora, è uno scrub molto delicato perché è a base di farina di cocco, se non sbaglio. Non ho più il talloncino, quindi non posso dirvelo, però mi sembra che sia a base di farina di cocco. Questo qui l'ho pagato anche questo 99 centesimi, se non sbaglio, comunque 1 euro, ma veramente una stupidata. Molto buono perché è uno scrub molto molto delicato. Se avete le labbra che si screpolano o comunque non avete tanti problemi di pelle, di labbra secche, questo qui va benissimo. È veramente molto leggero, potete farlo anche tutti i giorni perché volendo non è di quegli scrub pesanti. Lo mettete, dopodiché mettete il vostro burro cacao e mi piace veramente tanto, quel profumo è fenomenale, sa proprio di cocco delicato, buono buono buono, mi piace veramente tantissimo e ve lo consiglio, proprio buono buono buono. Ho preso poi questo balsamo labbra, quindi un semplice burro cacao tradizionale di Balea. Questo è all'aloe vera sensitive, c'era il pacco da 2 burro cacao a 99 centesimi, che sono veramente 99 centesimi, cosa vi comprate? È veramente buono, lo metto tutte le sere prima di andare a dormire e anche durante il giorno, è veramente fantastico. Tante volte capita che si prendano dei burro cacao che in realtà non vi idratano, vi lasciano le labbra ancora più secche di quando l'avevate messo. Questo qua invece è veramente buono. Mi spiace che in Piazza Derna lo stand, va a capire, forse era appena aperto il negozio, quindi non avevano tanto rifornimento. Però in realtà Balea fa anche le fragranze, cioè li fa la fragola, li fa la pesca, li fa il cocco, li fa ai frutti rossi. Mi dispiace che avesse solo su tipo 5 file di burro cacao, avesse solo questi qua all'aloe vera. Spero e mi auguro che per quando sarà possibile poter tornare a fare le compere in maniera normale, o comunque quando potremmo spostarci e uscire di casa, io possa recarmi al DM. Abbiano magari messo, magari sta arrivando anche l'estate, ci saranno delle nuove, sentite, sottofondo c'è il cane che abbaia, ci saranno delle nuove collezioni perché appunto il DM ogni tanto tira fuori delle nuove limited edition o comunque per l'estate, per le varie stagioni tira fuori profumazioni nuove, cose molto interessanti insomma, quindi spero che quando tornerò ci siano altre profumazioni di questo burro cacao che mi è piaciuto veramente, veramente un sacco. Per quanto riguarda il viso, il video finisce qui. Vi
Questi erano i prodotti che ho acquistato, mi sono trovata veramente benissimo con tutti, davvero con tutti, non ho avuto problemi con nessuno, ve li straconsiglio dal primo all'ultimo. Io sono veramente felice che questo negozio si sia aperto qui a Torino, perché erano anni che sognavo di andare in un DM, perché sapevo che i prodotti sono veramente buoni e costano veramente pochissimo. Possiamo permetterci una skincare economica ma di qualità. E a me piace condividere con voi, appunto, non tutti hanno la possibilità di potersi permettere prodotti iper mega costosi. È anche bello che qualcuno, se può, possa consigliare e far vedere che ci si può prendere cura di se stessi anche veramente con 10-20 euro, davvero, con pochissimi euro. Quindi detto ciò, io vi mando un grosso bacio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.